Ieri non si è votato la rinuncia del gettone di presenza da parte del consigliere e del presidente del consiglio. Cos'è successo, sindaco? Magari io prima ancora di parlare di questo, perché su questo mi pare che noi stiamo precipitando nei toni, diciamo, della campagna elettorale, e da campagna elettorale addirittura nei toni di 3-4 anni fa. Io vorrei dire che ieri il consiglio comunale, oltre alla Tari, ha approvato l'albo delle associazioni. Questo comune istituisce un albo e censirà le associazioni, naturalmente, che vorranno essere censite, e il censimento nell'albo delle associazioni darà la possibilità alle associazioni di partecipare attivamente alla vita amministrativa. Lo abbiamo già fatto convocando tutte le associazioni, lo abbiamo fatto organizzando insieme a loro la festa del Monte e continueremo a farlo. Il presupposto è che quest'albo è stato istituito, è un fatto importante, da lì conseguiranno anche l'istituzione della consulta. È stato poi approvato anche il regolamento del Consiglio Comunale. E questi sono tre appuntamenti importanti e sono stati fatti nel giro di pochissime ore. Non ci sono più quei consigli comunali verbosi, rissosi. Si parla e si discute di merito quando si discute di cose concrete e importanti. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità è una misura che lo Stato riconosce per garantire che chi è impegnato in politica non abbia a rimetterci di tasca. È stata presentata una proposta dai consiglieri di minoranza, poiché la proposta prevede un azzeramento, una rinuncia totale, il segretario comunale ha fatto rilevare che non è possibile azzerare l'indennità se non sono d'accordo tutti i consiglieri comunali, perché ciascun consigliere è libero di rinunciare, così come ciascun assessore è libero di rinunciare, ma nessuno può imporre loro di rinunciare ad un diritto che viene riconosciuto. E siccome mancava un consigliere comunale, si è chiesto un rinvio del punto all'ordine. Lei, sindaco, l'ha messo comunque nel suo programma elettorale? Noi abbiamo messo nel programma una riduzione ai minimi e delle indennità del Consiglio Comunale e della Giunta. Dopodiché, come azione, avevamo anche previsto una devoluzione di queste somme, solo che la devoluzione comporta che il Consiglio Comunale percepisce l'indennità e deve pagarci le tasse pure, e quindi è un'azione che stiamo verificando come poterla realizzare. Però il punto, diciamo, è un altro. Io voglio che i consiglieri comunali e gli assessori siano giudicati per quello che fanno e per quello che faranno. Il fatto della rinuncia al gettone di presenza o alla indennità non può essere considerato un fatto politico, perché se è un fatto politico, io sono contrario al fatto politico di azzerare tutto, togliere tutto, se non c'è la volontà, diciamo, del consigliere comunale, perché altrimenti noi rischiamo di creare anche delle disparità di trattamento. Faccio subito un esempio: chi è dipendente pubblico o privato è pagato per venire in consiglio comunale quando ha i permessi e sono tutti retribuiti, mentre chi è un libero professionista non è pagato di niente. Quindi bisogna, diciamo, ragionare e valutare. E quello, invito tutte le forze politiche ad assumere un contegno e a evitare di gettare benzina sul fuoco su un tema che può essere trattato benissimo. Ripeto, è importante che questo paese è in una situazione difficile. In questo momento tutti abbiamo collaborato insieme anche ai consiglieri comunali e continuiamo su questa strada che sarà un'occasione forte e importante per la nostra comunità.